è iniziato che un giorno io ho detto, io veramente tra una carta di 1000 lire e una 100 lire, io preferisco la 100 lire. Allora un cliente del ristorante che era pure un vento fatto a vino ha detto, sicché donna Rum, se io adesso ti faccio scegliere tra una carta di 1000 lire e una moneta, tu cosa scegli? La moneta, ho detto io, la moneta. E fammi vedere. E mi sono preso la moneta, dai. E non vi dico, da quel giorno, le file per fare il gioco al famoso cameriere questo del ristorante Fiorillo. Scusate, ma se io vi invito a scegliere, voi quale partita? La 100 lire. Perché? Perché la 100 lire suona. Ma pure questa suona. Allora c'è sta Giuseppe Verdi. Don Filippo, Giuseppe Verdi suona a San Carlo, la moneta suona in tasca. Quindi se io vi invito a scegliere, ma state facendo un esempio o dobbiamo fare veramente? No, facciamo veramente. E allora mi dovete sciogliere. Aspetta, mi raccomando, non faci tu bis. Allora quale scegliete? Questo. No, non è possibile. Fatemi vedere. Questo. Donna, amico mio, se io non vi apro gli occhi, voi fate una brutta fine, andate a finire in bocca ai lupi. Se ve la scambate, e può essere pure perché avete pregato tanto. Grazie, Don Filippo, grazie. Ringraziatemi dopo il consiglio che vi sto per dare. Se ve la scambate, ripeto, la prossima volta che vi fanno il gioco, voi vi dovete prendere la 1000 lire. No, Don Filippo, no. Perché? Lasciatemi pregare. Ma quando vi prego io, in base a quale ragionamento? In base al seguente ragionamento. Basta una sola volta che io mi prendo la 100 lire e il gioco non offre pistizio e nessuno fa più il gioco al famoso cameriere fesso. Capito, mamma? Nonna, qui si venite in Africa con me, atterrate pure i marocchini. E chi sarebbe il famoso fesso? Io ho pregato che quella porta deve restare chiusa. Devo convenire con voi se così posso esprimermi. E vabbè, venite avanti con le mani sopra la testa. Ci tocca allora Dario. E chi lo dice? Il regolamento. E vabbè, fate uscire a tutti quanti a fine piano, ma con le mani sopra la testa. Uscire in fila indiana e con le mani sulla testa. Quella finestra deve stare chiusa. E se la chiudiamo, l'aria come la prendiamo? Ma perché, scusate, l'aria deve essere per forza fredda. Fredda? Noi siamo a giugno. Ma essendo i brividi di freddo per tutta la persona. E se non dobbiamo prendere l'aria, tanto vale restare dentro. Se sbaglio, correggetemi. Lorenzo, fatti voi, non ti mischiate. Ma forse ti volevi restare di là, Pinky Pink? No. Piuttosto che lasciarti su, preferisco affrontare l'intemperie. Senti, potete passeggiare, stare seduti o in piedi, l'importante è che le mani le tenete sempre sopra la testa. I passetto. Scendevate e ve ne andavate a porto. Sì, sì. Lorenzo, fatti i tuoi! No, stiamo aspettando di tenerti belli in giro. Filippo, andate per piacere, lasciate un buon ricordo di voi, scappate, fuggite. Noi in cambio vi promettiamo che per 3 ore non ci muoviamo di qua. Sì. Poi chiamiamo al manicomio e chiariamo ogni cosa. Per piacere, Filippo, andate, vi prego. Piacere, io ho fatto un voto, Filippo. Guarda, fatto un voto. Sì. Circolare, circolare! Questa casa è vuota, senza di lui è vuota. Mamma mia! Filippo, in chi cazzo? State facendo venire il mal di mare.
mobilità. La vostra cattura è questione di tempo. No, Enzo, non ti rischiare con gliene a me. Non pare che mo per un fresco di lana ti inguai la promozione. Patti, patti tu. Sì, cara, hai ragione, ma il signore, io devo fare un discorso realistico. Ma non te l'ho detto, non ce lo fare. Sarti zitto. Oh, pensa ai fatti. Guarda, prendi esempio da questa bella signorina. Ad esisto per non dare un dispiacere a mia moglie, ma dalle poche parole che ho detto, spero che avete capito che per voi non c'è via d'uscita. E visto, per non farti fatti tu, stai zitto, prendi esempio da lei, vedi che si sta zitto questa bella signorina e cammina con la bocca chiusa. Sto vivendo un'esperienza formidabile. Vorresti accogliere la mia richiesta e rispondere alle mie domande. Che ne dice, Capullo? Ah, circolare, circolare! Pensi, un cervello elettronico dell'UNESCO, un funzione solo per lei, non le dà un brivido questa possibilità? Pensi all'interesse che le sue risposte potrebbero suscitare nei paesi sottosviluppati e in quelli scandinavi, ricordo che c'è un esemplare regime carcerario. Poi pensi alla differenza che ci può essere, la differenza politica di noi, tra l'elevato sottosviluppato, il quale sa bene che oltre le mura del carcere non troverà che foreste, acquitrini, serpenti da morso velenoso e alligatori, mentre invece quell'elevato con altro grado di livello industriale sa bene che oltre le mura del carcere non troverà un tenore di vita così dissimile nel recinto che ne limita la sua libertà. Maronna, quanto parlo che esce! E questo perché le emozioni vengono mute! Pensi se ne potrebbe fare una tesi molto ardita e farne oggetto di discussione. Leggo già il tema. In quale misura il grado industriale può incidere sulla psiche dell'evaso, sublimando o sopprendo in lui la relativa alla libertà? Che ne dice, Capullo? Risponda alle mie domande! Signori, i degni una capo, chi è nei domani? Fate una cosa, mandatele per iscritto e io vi rispondo per posta. E quale indirizzo? Fermo posta Tunisi. Sì, sì, voi pensate alla corrispondenza e chissà don Antonio che questa passa. Nessun guaio, signora, posso assicurarvi. Lo trattano bene. Che cosa gli fanno, papà mio? Conoscendo i metodi del professor notare, posso assicurarvi che per le prime 24 ore si limiteranno solo ed esclusivamente a metterlo in ammollo in una vasca d'acqua ghiacciata. Secondo, se risulta sano di mente, allora signori miei, se così posso sempre esprimermi, dobbiamo assistere fra poco qua allo sbarco in Normandia. Oh, papà mio Filippo! Lorenzo, Filippo, sono più della mamma, me ne voglio andare, se poi non risulterà né sano, insomma ci sono dei dubbi, allora il professor notario ricorrerebbe ad altri esperimenti. Perché esperimenti? Lo metteranno sotto una doccia d'acqua ghiacciata. Ah, no! E lo sottoporranno a degli elettroshock violenti. Mamma mia, papà mio, con la polmonite! Sì, non ti preoccupare, io la pendicillina me la do! Basta, è finita la commemorazione. Andate tutti in quella stanza, tutti quanti. Va bene, noi entreremo. Capurro, voi vincerete le battaglie, ma vedremo chi vincerà la guerra. Tutti dentro, sconderà. Eppure voi, sconderà. Se la senti, ti ho bisogno di una vaccinazione. E dove la tieni la bomba? La tasca destra della giacca. Ce la fa? Ma è bella di te svesinato. Oh, mamma mia, ero soccapitato. E speriamo che bellicina per Filippo, ho fatto un voto. Mamma mia, e perché i popoli dice a me che sono un santo? Sono affari vostri. No, Filippo, sono affari anche vostri, perché nel voto ci siete anche voi. Signore, chi mi ha pregato di mettermi nel voto? La mia coscienza, Filippo. Filippo, io il voto che ho fatto consisteva in che se voi proprio adesso lasciavate e vi imbarcavate
andate per l'Africa, io in cambio... In cambio? In cambio mi imbarco per l'Africa con voi. All'anima robo! Mi pare terribile, Filippo! Terribile? Io ho detto che era un voto eccessivo! Mamma mia! Ma mi vedete un po'! Ma abbiate pazienza! Ma guarda pazienza, che c'è lo stomaco! Ce l'ho forte, Filippo, ce l'ho forte! Io, lo stomaco lasciato lei! Io già stamattina ho rinunciato a voi in qualità di merce di scambio! 60.000 lire trovate per terra! E poi muovo una manita con la volta! E per stare tutta con me! Ma voi come capite che dovete siete messi un ladro della metropolitana in casa? Io sono Filippo Capurro, San Coloriano! Io sono un uomo da fotogrammi in cielo! Edizione straordinaria! Da Interpol! E voi ve ne venite con voi! Io se non ho raggiunto la qualifica di ergastolano è perché l'avvocata mia ha messo sempre attenuante cerebri, amnestia e condoni! E voi non venite con chi su bello punto, ma andate a famone, coi! Va bene, Filippo, non sapete quello che vi perdete! Ma mica quello che lascia! Significa che cambierò il voto! E cagnate, cagnate! E non mi mettete più a me dentro! Ah! Sto bene? Io mi ho trovato un'idea! Quale idea? Perché adesso che scendete in ape per andare in Africa? Perché non vi portate la signora? Quello lo fa per voto, non no, vi fate contento a lei, e pure a me. A me mi sembra la faccia un povero disgraziato. No. Avete capito tu? No. È tornato Don Antonio! Buonasera! È tornato Don Antonio! Buonasera! Mamma mia! Meno male, Don Antonio! Avete scantato le scotte elettriche! Ah, lo sapete pure voi? Sì, sì, ce l'ha detto il maresciallo! Ah, sta pure, se così posso esprimermi, Sì, 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 sì. Ah. Sta di là, un'altra decina di ostaggi! Spaghettata al chiaro di luna! Ma non do, ma come siete vestiti? Da pazzo. Scusate, ma avete parlato? No, quindi... parlava è peggio. Avete visto? Che vi avevo detto? Quel Don Antonio non ha parlato. E come non vanno rilasciato? Non mi hanno rilasciato. No. Sono scappato. E come avete fatto? Con le lenzuola. Avete sorti in nudo. Io sapevo che la voi venne a sciogliere un lingolo quando si tornava. Ma vedete come la dovete mettere per cui quelli per venirmi a riprendere a rimanere con un battaglione alla mobita. E viva a me, non mi picchiano, avete capito? Non mi picchiano! Allora stanno mamma e te lo stanno di là. Ah. Stanno insieme agli ostaggi. Voi no, il segnale è ben giro. Venite qua. Ma venite a fatica. Fatemi vedere come cammina. Aspetta. Forza, siete pronti? Andiamo. Venite qui. Ah! Bonfini, sentite a me. Se vi volete sentire di donna rumma per ostaggio per scappare, è meglio che vi costituite. Perlomeno salvate l'ogni incarnato. Quando vi prego, ve l'ho detto, fatevi accompagnare dalla signora, quello lo fa per voto. No, questo non è vita. I 15 anni giù, 15 anni dentro! Io mi sparo! Sì, mi sparo! Teresina! Papà! Papà mio! Papà mio bello, è tornato, papà! Papà, che vi hanno fatto? No, niente, niente. Come state? Mi hanno messo nell'acqua ghiacciata! Bene, bene. Signori! Dite! Venite qua! Chiamate il vostro fidanzato! Venghi, venghi! Yeah. Ci vuole Capurro! Che vuole da me? E io che ne so! Senti, datemi quella bomboletta che vi portate sempre appresso! L'esacloro! Ah, che lulla, che la che dà forza! Si chiama esacloro! Come si chiama, si chiama! Ecco qua! Quando le devo usare? Dove siete diretti? In Africa. E allora non mi basta l'autocisterna. E per arrivare al porto bastano due inalazioni. Come si fa? Aprite il beccuccio, inseritelo nel naso, premete e aspirate forte. Va bravo, dico. Don Filippo?
Scusate, ma ci devo venire con voi. Non è meglio che due in alazione le faccio pure io. È meglio, la cussiva di dare come ti devi. Prego. E che succede? C'è questo? Gesù Gesù, guardate che sbarà! Guardate la bomboletta del cloroforo! Veramente? No. Non lo fate svegliare. Donato, vi sono debitore delle scuse più sentite. Vabbè, ma dall'altra parte non tutti siamo in grado di comprendere a voi. Lorenzo, fatti i fatti tuoi. Ma io non potevo immaginare. Voi non potevate. No. Ma non potevate immaginare. Voi invece del professore dovevate chiamare il commissario. Ma voi non potevo immaginare di tutte queste cose. E perciò dico che non tutti siamo in grado di comprendere Apollo. Siamo, volete dire che voi capite, io ho la faccia di un deficiente. No, io non mi permetterei mai di fare un'offesa del genere a un funzionario della polizia. Io non sono della polizia, sono dell'esercito. Le varici, dica. Allora, non ha capito niente, come si può fare? E voi farne di cavate. Vostro padre e vostra madre avevano la vostra stessa età, vostra madre si voleva sposare con voi, scusate. Ma che farne di capo, quello lo vuole veramente. Lorenzo, andiamocene via subito da questa casa. Hai ragione, cara, andiamo, andiamo. Berlinger. E mo dove te la vuoi portare? Alla polizia, questo benedone, cammina. Ma signorina! Signora, ma come fa? Sono una professionista! Una professionista! Cioè, sapere come passo il tempo libero io? Sì, è il mio mestiere! E allora andando sulla commissione, voglio di sapere! Sì, 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 la finestra, io aiuto finestra, io tu porti, io aiuto tutto e vediamo se si può trovare un po' di pace in questa casa. Addio piacente. Ecco qua, il bello addormentato, ma mi sa venire con pure se. Ma è stato due volte in sta me, ma ci vuole 2 euro, non mi mettono una scuola. Casa, dolce casa. Piccina piccina. Vedi, Gemma, io ho capito tutto sotto la doccia del professore. Sì, al peggio non c'è mai fine. Bravo, bravo. Sì, Campo Reale, ma che te ne importa a te di Campo Reale? Bravo, parole sante, Antonio. Orlando, fate come faccio io, pensate alla salute. Veramente che lei deve essere la salute per da pensare un po' a buona. Campo Reale, ma che te ne importa a te di quello? Tu ti crei tanti chili problemi. A grattugio, non puoi dormire 2 ore di più la domenica. Ma che ce ne importa? Perché può essere anche un maestro di trust lento al mazzo. Bravo. Può essere pure una spia dei sovietici. Ma che ce ne importa a noi questi sovietici? Bravo, bravo, sono le stesse parole mi vado ripetendo da 10 anni. Sì, sì, io sotto la doccia del professore si è aperta la mente e ho capito tutto. Agit, ma tu vuoi vivere chissà di 40-50 anni che ti restano da vivere in pace con te stessa e con tutto il mondo? E allora non te ne devi fregare più di Campo Reale. Bravo, benedetto, sì. Quella doccia congelata. Ma signora viene bontà. Da oggi... Ma oggi la parola d'ordine in questa casa e ricominciamo da capo e mettiamoci su una pietra sopra e tanto per ricominciare veramente, sai che faccio? Domani mattina noi guardo sto cannocchiato, ci porto a Tufano e mi faccio cagnare una televisione e così Campo Reale è cancellato definitivamente dalla nostra esistenza. Bravo Antonio, bravo, anche io voglio seguire il vostro consiglio. Antonio, dimentico tutto. Oh, bravo. Cancello tutto,
vuoi a me? Sì, Antonio, ti perdono. E non solo, Antonio. Io vi dico che ho fatto un voto. Un voto? Sì, Antonio. Mamma, ecco, voto hai fatto? Il voto che se voi ritornavate sana e salva, io a Positano non me ne andavo più. E quando l'hai fatto, Stella? Neanche 10 minuti fa. Esaudita a stretto giri dei posti. Mi spiace, Antonio. Vabbè, io questo non lo, quando pensavo al Campo Reale che a peggio non c'era mai fine, non potevo immaginare che voi avevate fatto voi. Vabbè, vuol dire che voi avete fatto voi. E io faccio un fioretto. Dimentichiamo tutto, cancelliamo tutto e ricominciamo da capo. Sì, Antonio, sì, iniziamo da capo, tutto da capo. Sì. La parola d'ordine, l'ho detto, deve essere pace, tranquillità. Godiamoci questo tepore domestico, ecco, siamo insieme, c'è mamma mia. Io faccio chiudere il muro là. E stasera facciamo una cenetta, un tetto a tetto, ci sentiamo un po' di musica, ma dovrebbero trasmettere la forza dell'intestino. L'intestino? Vado a cenare la notte, sì, ci godiamo un po' casa nostra, un po' di pace, serenità. All'unico tredicista dell'ultima giornata di campionato andrà la bella somma di 160 milioni. Il fortunato vincitore è napoletano. Il suo nome è Vincenzo Camporeale.